Da fino all'11, Oh, mi ha detto come Mughini c'è sciopero, stamattina. cioè, no, come Mughini non può si essere. Guarda lì, ah, pomme. Allora, pomme. I bambini così svegli dalle semme. Chi è il ministro dell'istruzione? Si può fare più fuori. L'istruzione, l'hanno detto ieri, ma non lo so. Questo è giustamente lavoro. Andiamo un'altra parte. Si può, c'è cazzo. Andiamo di rimpetto a... Ma dimmi, rimpetto alla croce. Vado un po', vado un po'. Hai visto, ci fanno già tanto. Vado un po', va, va. Va, buongiorno. Questa è l'Italia, va, va. Allora... Non vediamo noi. Non vediamo noi, non masturbiamo. Allora, buongiorno Francesco. E innanzitutto la notizia, caro Mughini, di stamattina è che Mellini... Mellini... col ciao ragazzi, farà 1200 chilometri e girerà tutto da Ponte della ma non è ancora partito, no. Ha girato 1200 chilometri per celebrare i 50 anni di un club pisano e con lui l'amico Davide Sbrano. Marco già esaltava con le gesta, bravo, quindi i ricavati andranno in efficienza, ragazzi. Ricordiamo capito? Che Matteo Mellini è cugino. Chi? Non è cugino. No, ma pote! Sì, come tu babbo sei. Fate, fate non è figlio del dottore, del pediatra lì. Non è figlio del pediatra. Se tu ci sbagliamo, sì, è sì, cugino sì. Simone Melì, Simone da lì. Simone perché non andava a trovare in Brasile con ciao? Il bimbo Milo Pixelli, per favore, a volte. Sì, 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 certo. Essendo un minorenne. Sì, è lui. Pizziamo tutto noi, no, zio. No, no, è falsa tendenza. No, no, no. Dovrebbe essere lui. Ma lo so, non lo so, non lo so. Un cazzo, lui non sa mai nulla. Ma 40 anni. Ma posso sapere chi è? Sì, devi conoscere a tutti. Sì, non lo conosci. No. Dovrebbe essere lui. Conosce anche il corpo. E questo non conosco. Diciamo è lo zoppo. È un zoppo nero. Non fa discriminazioni. Dicevano i vecchi, non si conosce anche lo zoppo di Montenero. Allora, no, 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 torna. Ah, fermo, fermo, torna. Ora, ancora non è partito, già torna. Cugino, il cugino, perché... Allora, scopo di beneficenza, quindi tutto ricavato, andrà, aiutiamo i brasiliani, l'associazione no profit. Ora dico io, no, brasiliano. Se andava in Brasile col ciao e gliele portava direttamente. Ma la domanda di oggi è quanto consuma un ciao per fare quanto consuma un ciao? Chi ce l'ha avuto il ciao di voi? Io. Sì, era nelle palle del Tutrisavolo quando c'era il ciao. Ma qua è questa. Ciao. Così, con la mano. Sì, no, carino, quindi ragazzi. Ignorante col bimbo. Quindi. 18 anni. Ah, come a favore dei bimbi oggi. Erode a favore dei bimbi. Lascia stare il bimbino. Ma è il primo genito, capito? Quindi ne approfitto di essere bambino per andare al primo posto. Grazie. Senti, senti. Buongiorno Giuseppina, grazie. Buongiorno Vichingo. Sì, vanno a, giusto, vanno a Barcellona con ciao e col bravo. E col bravo. E col bravo. Sì, Davide Sbrana col bravo e lui col ciao. Sì. Poi qui ci Vichingo, guardalo un po', zio proprio di Monza da piccino, guardalo. Guarda pure qualcuno così. Il babbo di? Bobo di Monza, è uno un nostro amico. Sì, c'è Orsi che quando ti rimanevi a gallina mettevi a piedi. Io invece mi prestarono il boxer della Piaggio. Ci piccino una faticata. Madonna il boxer. In piedi sopra. Ma la notizia che più ha sconvolto stamattina l'edicola del Balan Show è stata questa. Ragazzi, falso gruppo WhatsApp ha hackerato il telefono del sindaco Ruggero Barbetti. Ora giù. Che hanno fatto due gruppi, elezioni 1 e elezioni 2. E dice scusa, arrivano messaggi e parlavano di politica. Comunque, complimenti a chi ha hackerato, cioè ragazzi, tanta roba. Noi assumiamo le dico del bar. Non mano, ragazzi. Scusate, attenti, mi dicono, gente che se ne intende di motorini, che con pieno 2,5 litri possiamo fare anche quasi 100 km. Vai piano, ragazzi, poi 40 al litro. Vai piano anche perché è lunga la strada, più di quello fa. 100 km. A me non c'è truccato. Col variatore, sai che il cartellino che esce fuori. Calcola che fa 40-45, 100 km. Quindi, i ricavati andranno all'associazione di cui Simone comunque portavoce, vedi come fa Simone. Con 12 pieni arriviamo a Barcellona. E due tre motori. Guarda che non era facile. Ora fondi. Non ce la fa, non ce la fa. E Dario Sbrano lo conosci benissimo, grande Viking. Cosa c'hai te? Sei come il tuo babbo. Ho una domanda.
palla. Perché quando uno parla tu metti la telecamera sopra chi parla. Certo. Se no, è solo regista io. Non si confonde. Ha ragione. Si deve vedere che il volto di chi parla. Perché a volte, vedi, a volte lui è più... fa domande più sensate del subabbo, ma sì. Come mai? Però vedi, se te lo guardi a modo a lui, a volte quando sta zitto dice più di quando chiacchiera. Che c'ha l'occhio, lui alza l'occhio. Fa domande più sensate del babbo. Fa tutti. Capito? Fa domande più sensate di te. Oh, ieri il Luspa al 93esimo ha segnato e ha vinto, perché nel nostro sito www.dicolerbanashow.it il grande portoghese al 93esimo l'ha pizzato e dice che anche Di Nardo è bravissimo. Di Nardo anche, buongiorno moglie, ha giocato bene anche Di Nardo, dice il primo tempo. Io so, c'è tutti i miei informatori che mi telefono. Mi costano di colazione, però insomma. Però alla fine, dai. Però alla fine merita, perché insomma l'USPA ora è seconda, mi sembra. Seconda, seconda, va bene, viaggiano, ragazzi. E quindi ieri dicevano che da quando hanno smesso di giocare a Pinotti. Sì, E allora era Pinotti il problema. A Zavorra. A Zavorra, ragazzi. C'è un cuore anche per lui. Allora, verso mezzogiorno ci deve essere uno specialino. Uno specialino veloce veloce, perché facciamo vedere che forse arriviamo in fondo. Dopo un anno. Dopo a quella famosa donazione all'ospedale pediatrico. L'assegno è sempre lì. Quindi, scusate. Quindi potete, potete mettere a... C'è interesse, non c'è nulla. L'ha investito in nulla, caro direttore. C'è un anno qualcosa ci dobbiamo pigliare. No, che soldi non ci abbiamo perso, anche il giorno non ci hanno fortunati. Fatto fa la beneficenza, perché dobbiamo sempre da quelli dell'anno scorso. Pensate, la burocrazia, che vergogna l'Italia, sì. La burocrazia, così la spieghiamo. Buongiorno, Moira, buongiorno. L'antefatto. Comunque l'assegno è sempre in tasca, è stato rintestato. Perché è scaduto? No, mi raccomando, quando mandate un messaggio a Barbetti scriveteli. Sono non è, io. Non è uno scherzo, non è un hacker. E nello stesso tempo. Ora Ruggero che c'ha gli ultimi mesi, però mi dovete rompere coglioni anche gli ultimi mesi a quest'uomo. Prima di rigere. Ragazzi, mountain bike. Ieri ero a suona a Portofraio. Lo sappiamo tutti. Ieri ero a suona a Portofraio. E c'erano gente che è rimasta nel comune, sai, l'Highlander, l'immortale. Però non ho visto. Ho visto uno che è entrato anche ora, e ce n'erano altre due Highlander, uno Bertucci, poi c'era Fornino. Ah, ho visto anche a Fornino altre sere. Ho visto Marini. Visti tutti. Visti tutti, e ho parlato con uno dei tre e gli ho detto, ma che fai? Ti ricandidi? Leviti. Ma dai, leviti. E questo però mi ha detto... Fra qualche giorno ti posso telefonare. Ho detto va bene, quindi io aspetto questa chiamata. Tanto o te vedi, che ascolti o ascolterai. Ma affossano la Cosimo per danneggiare Marini. Campidoglio e Burchelli difendono il lavoro della società partecipata. Con noi buoni risultati siamo stufi di essere al centro di conflitti politici. Diciamo che identificano un po' la Cosimo dei Medici in Marini, no? Quindi gli uomini messi di fiducia di Marini, e quindi penso ci sia questo scontro fra Ferrari e Marini in atto, per cui ora hanno messo di mezzo, dicono loro. Cioè. Avete fatto far bagno a quell'uomo a Capodanno, c'era un freddo, si pipava con le stampelle. Mancava. Ti saluta Sergio Querini, non conosci Sergio Querini? Certo, lo saluto. Ciao Sergione. Salutami a Marco. Lo regalamo, se ciao, vuoi, Sergione. Sto rompicoglioni. Perché te non lo conosci a Sergio Querini? Lo conosco sì, cuore viola, caro. Hai capito? Hanno fatto far bagno con le stampelle a quell'uomo a Capodanno, a Ferrari. A Ferrari. Non l'ho visto. No. C'era un freddo che si abbaiava. Era un cancherito. Era rimasto tutto uno con la stampella. No, povero. Abbiamo l'alzo. Ragazzi, l'impronto sta su cosa. Allora, niente, il sindaco ha chiesto all'attuale presidente di restare come responsabile tecnico, ma in sintesi, come dire, dare le dimissioni. Quindi c'è un po' di Maretta, La sei arrivato, ormai mancano due mesi, tre mesi. Fate finisti mesi. Grazie un altro e poi ciao. Oh, come finisce un mandato, tutto sul posto. Bastarda, Diema.
Che è successo? Beh, non lo senti che è successo? Allora, mountain bike. Ma sono levata tutta io. Vai, respira, ispira, ispira. Oh, la monte della croce. Già levata tutta. Siato maledetto di mountain bike all'isola. Stramaledetto. Passione e risultati. Peggio i rossi questo. Allora. Giovani ciclisti del Bari in grande evidenza, eh? Marco Carozzo, giovane ciclista di Marciana Marina, sta disputando la seconda agonistica nelle fila dell'associazione ciclista. Buongiorno madre. Di Calenzano. Primo assoluto, eh. Mi hai fatto mangiare bene Bianca ieri, eh. Vito di campione, ha vinto il campione regionale. Per la categoria elite, quindi ragazzi è tanta roba. Ho dato una massata, madonna, a polmoni aperti. Oh, il secondo, adesso una balsa, che era giusto. Ah, no, ecco, dell'altro tizio. Basta, vabbè, Tommaso Alberti, di Tizia Bara, entrambi il bike scott, bravi a tutti, bravi. Nel frattempo. Mellini, quando arrivi chiamaci, mandici una lettera. Saluto al tuo giro. Approfittiamo anche noi, che almeno poi in Ciaronza c'è il gruppo dei bimbi brasiliani di Mellini, date un'occhiata, guardate quello che fa. Date un'occhiata, anche una bella orata che la mangiano meglio. Ah, c'è. Massimiliano Pardi, biometano a Porta Azzurro, sì. Oh. Biometano. Dillo a me. Livorno. Il presidente Amaranto dice che è in corso una trattativa ben avviata per la cessione della società, nella quale l'interessamento del sindaco è stato determinante. È vero. Arrivederci. Ciao, saluta Ronchetti, per l'amor di Dio. Samuel.